Buongiorno ragazzi. Siete pronti a vivere in camper full time? Buongiorno Mimi. Sareste pronti a rinunciare a tutto o quasi? Stamattina la mia gatta vuole fare anche lei il test. Tu l'hai già passato il test, Mimi. Fatevi questa domanda. Avete la tendenza a risparmiare? Se è così, allora la vita in camper fa sicuramente per voi, perché si taglia su tutto, diciamo. Mimi non è roba da mangiare. Siete pronti a lavarvi in un bagnetto di un solo metro quadrato? Forse un metro quadrato, eh? Perché forse anche no. Credetemi, all'inizio non è una cosa semplice. Stare dentro un bagnetto di forse un metro quadrato, ma credo meno, sarà 0,75 metri quadrati questo bagnetto. È vero che molti camper hanno un bagno da 1,20 m, ma non cambia molto. Questa potrebbe essere una cosa limitante per molte persone. Dovete farvi questa domanda. Siete pronti a rinunciare allo spazio che avete in un appartamento? Perché lo spazio che c'è su un camper è molto meno di quello che c'è su un sommergibile, per esempio, dove già, ecco che la mia Mimi vi fa vedere quanto spazio esattamente c'è sul camper. In un camper c'è veramente poco spazio rispetto ad un appartamento. 1, 2, 3, 4 passi. Se abbasso la testa li completo 4 passi, altrimenti dovrete ridurre drasticamente le vostre cose. Siete disposti a farlo? Dovrete proprio tagliare su tutto. Quantità di vestiti, stracci da cucina, cambi di lenzuola, che io ne ho soltanto uno. Ne lavi uno e metti sull'altra. Il gatto non è compreso nel prezzo, almeno se lo volete ve ne cercate uno. Però è una cosa che non credo che tutti siano disposti a fare. Nel senso, io l'ho fatto un po' per scelta, non per costrizione, se volete, L'ho fatto perché mi sono autosfidato. Voi sareste pronti a farlo? Rispondete a questo. Mimi? L'acqua corrente, per esempio. L'acqua corrente è una cosa che non tutti sarebbero disposti probabilmente a rinunciare. Comunque in camper l'acqua corrente ce l'hai, però è comunque poca e è da razionare il più delle volte. Non avrete la quantità di corrente elettrica a cui siete abituati ora, ma ne avrete molta meno, quindi dovrete rinunciare a parecchie cose, come lavatrice, come lavastoviglie, come tante altre cose. Quindi sarà un limite, tra virgolette un limite, però dovrete far caso a questa cosa. Siete schizzinosi? Perché spesso e volentieri in camper succedono cose che comunque possono infastidire, o comunque, vabbè, se camminate per strada e pestate una bombetta di qualche cagnolino e ve ne accorgete quando è troppo tardi, mi è capitato una volta, poi il profumo è fantastico, però vabbè, si pulisce chiaramente e si va avanti a vivere, non è che potrà capitarvi di incontrare un bel insettone sul vostro cuscino. Spesso e volentieri sono cimici. Raramente vi capiterà un'ape all'interno del vostro camper, o magari anche dell'altro, non è detto, perché probabilmente molti di voi staranno pensando: ma sì, ce la faccio. Io non mi feci questo genere di domande prima di iniziare. Poi vabbè, mi trovai su alcune cose bene, su altre benino, su altre magari un po' meno bene. Però sicuramente mi sono adattato a questa situazione.
è importante capire se si può riuscire a vivere in uno spazio compreso, in un camper leggermente più grande del nonno parlo, tra i 7 e i 9 metri quadrati, compreso il bagno. È importante capire se si è schizzinosi, è importante capire se si potrebbe riuscire a lavarsi dentro un bagno così piccolo. È importante capire se si è in grado di risparmiare del denaro ad un livello a cui non si era abituati. Mimi, lascia stare quello. Mi sgagna tutto la mia gatta. Era un'idea per farvi ragionare su questa cosa. Ciao, un bacione e alla prossima.